belli e brutti, e bentornati sulla serie più malata del web, che parla di hack ancora più malate, fatte da gente ancora più malata e recensita da gente masochista. Sì, lo so, ci abbiamo impiegato un sacco di tempo, però dai, lo sapete che maggio è un mese di merda. Comunque, ora siamo tornati, o meglio sono tornato, e tutti sono felici, tranne io. Sapete, per trovare quest'hack ci ho impiegato molto tempo, più che altro perché non sapevo che cosa fare, e allora sono tornato un po' indietro nel tempo e, girovagando su Pokémon Hacking, ho trovato questa bellezza. No, veramente, a causa sua ho ancora qualche seduta da fare con lo psicanalista. Quindi, caro Wishidog, riceverai presto visite da sicari da parte mia, con tanto amore. Ah, nel caso voleste provare anche voi questo gioiello, il link è in descrizione, così potete rovinarvi la vista in un paio d'ore. Sì, perché l'hack dura circa 2 ore. Ma non è quello il problema. Magari fosse quello. Ma prima di cominciare a sparare sulla Croce Rossa, qualche informazione basilare. Pokémon Rosso Fuoco Distorto è un hack dell'anno scorso creato appunto dall'hacker Wishidog, ed è stata fatta su Rosso Fuoco. Essa, a differenza di tutte le altre hack che abbiamo visto, ha la peculiarità di presentare una trama più matura, psicologica, horror... Ma che cazzo sto dicendo? Ma porca miseria, sarò stronzo io, ma da quando è che è nata la moda di rendere qualsiasi cosa un cazzo di horror? Cioè, va bene che sono io quello a cui fa schifo l'horror in qualsiasi campo, però porca puttana, che cazzo c'entrano i Pokémon con l'horror? E tra l'altro, Rosso Fuoco Distorto non è nemmeno una delle poche hack così. Ce ne sono a migliaia! Chi ci conosce e ci segue da tanto tempo si ricorderà di Snakewood. Vabbè che poi Snakewood diventa un casino e va tantissimo sul demenziale, però va bene così. E comunque, un sacco di progetti RPG, non so perché stanno nascendo così come funghi, tutti horror! Adesso non mi bastava la PETA a fare giochini flash improbabili per insegnare ai bambini il rispetto degli animali. Adesso ci abbiamo pure i registi horror. Ma lasciamo perdere e cominciamo con l'episodio. Non appena scarichiamo la ROM, troviamo nel file rar utilissime istruzioni del tipo cos'è un hack? Grazie, siamo stupidi e non sappiamo quello che scarichiamo. Guida! Leggi! Ok, ma stati calmo. Il gioco non parte. Forse perché non ha le gambe. Ho fatto una battuta. Ok, scusatemi. Non lo farò mai più. Promesso. No bug! Leggere! Ho capito, ma statti calmo! No, meno male che ho letto sta roba, perché altrimenti se avessi salvato, normalmente, non con i save state, mi si sarebbe fottuto tutto il gioco e io non avrei potuto registrare un cazzo e voi non potreste giocare. Quindi questa roba effettivamente è utile. Ma tralasciamo le boiate e cominciamo a giocare. Il gioco inizia come sempre, come Rosso Fuoco... No, aspetta, che problemi ha il trailer? Perché mancano delle lettere? E perché quel Gengar combatte con il vuoto? E perché mi sto facendo queste domande del cazzo? Vabbè, non è che poi l'intro sia così importante. Quindi saltiamola e andiamo avanti che è meglio... No, aspetta un attimo! Cosa? O qualcuno si è mangiato Charizard, o sto sognando, male, tra l'altro. Oppure, boh, spiegatemelo voi. Perché l'intro dovrebbe essere tutta oscurata? E no, non accetto come risposta... ma si chiama Rosso Fuoco Distorto! Perché sareste delle brutte persone. Ma vabbè, sorvoliamo e cominciamo a giocare. Dunque, essendo un hack di Rosso Fuoco, immagino ci siano le spiegazioni dei Ah no, niente, noi siamo imparati. O magari ha scritto in inchiostro simpatico. Ok, dai. Magari leggiamo il testo di introduzione, che forse l'autore vuole spiegarci qualcosa di più. O forse voleva solo mostrarci altri glitch. Boh. Ma lasciamo stare. Iniziamo l'avventura, del resto è per questo che siamo qui. Dove starebbe il punto nel creare un hack se non giocarla? Come sempre, dobbiamo darci un nome e... Aspetta, da quando in qua il protagonista è un ignavo? Guarda che adesso ti chiediamo i diritti sul copyright. Scegliamo un nome degno dei migliori principi inglesi e passiamo oltre, per dare un nome al... Ness? Con lo sprite di Gary? Che poi, con quale messaggio me lo stai chiedendo? Spariamo il primo nome che ci viene in mente e proseguiamo. Finalmente il gioco inizia, quando ci accorgiamo che il nostro Ness è sparito. Ok? Ma
Questa è un'allusione a quando nostra madre da bambini ci ritirava tutti i giochi e le console perché il giorno prima non avevamo studiato. Andiamo naturalmente a chiedere a nostra madre dove abbia imboscato il nostro NES, ma a quanto pare è sparita. E va bene, mi sa che oggi si esce all'aria aperta. Fun fact, una volta usciti di casa non si può più tornare indietro, perché soffriamo di Alzheimer e perdiamo le chiavi di casa. Continuiamo la solita routine di Rossofuoco e saliamo al percorso per essere fermati da Hawk, come naturalmente succede... Non succede. E Hawk scappa. Ok. Dopo questo dialogo che farebbe invidia a Mistero e una scena alquanto... imbarazzante, possiamo finalmente entrare nel laboratorio. Signori, avete usato abbastanza crema? Ah no, è solo 17 dei tube, tutto a posto. Scendiamo le scale per trovarci in un sotterraneo infinito... Wait. Perché le Pokéball sono diventate nere? E poi quante diavolo sono? Perché un muro intero di Pokéball solo per le scarpe da corsa che svaniscono insieme? Ma non sarebbe stato più credibile mettere un muro? Nod, non cominciare a pensare alle mappe perché tu non sei capace, quindi devi stare zitto che poi porca puttana ti romperti il cazzo. Non ci pensare. Come se fosse facile. Arriviamo fino in fondo al tunnel per vedere uno splendido cadavere volare nel... muro? Saliamo le scale per ritrovarci in una grotta. Proseguiamo destreggiandoci peggio di Ezio in questo mondo distorto bootleg finché non raggiungiamo un'area piena di NES. Ci avviciniamo al nostro NES quando Hawk ha uno spasmo e... Oh mio Dio, che cazzo è quel mugshot? Proseguo a 10.000% e capisco che nel mondo di Rossofuoco il NES controlla tutti e chi vi si oppone viene ucciso e spedito nel regno delle ombre dei poveri. Non appena finisce il dialogo, ecco che ripartono gli eventi programmati che teletrasportano in luoghi misteriosi. La casa di Brandon. Ma non eravamo in Rossofuoco. Proviamo a parlargli, ma lui ha più problemi di noi e se ne va senza cagarci. Scendiamo le muro scale e ci facciamo una chiacchierata con sua madre, che è così gentile da andare a prenderci una... Signora? Non penso che la credenza fosse a quella parte... Signora! Noi non abbiamo visto niente. Usciamo dalla casa per entrare in un'altra, dove, dopo aver raccolto un cadavere intero che ci dà... carne laida, parliamo con il vecchietto vicino agli scatoloni che rivelerà essere una ex recluta del Team Rocket. Ma va proprio in voga questa moda per il latte ovino? Per lanciarsi all'inseguimento di un Pokémon selvatico. Nel nulla. Ah già, mi stavo dimenticando del solito tutorial. Adesso il vecchietto cercherà di catturare un Weedle che... Aspe, usa gabbie per catturare i Pokémon? Ma dove diavolo sono finito? In un mondo distorto o in Pokémon Black and Blue? Il buon vecchietto ci regalerà il bellissimo Hypno appena ingabbiato e se ne andrà con i suoi amici. Che bello, il nostro primo Pokémon è un Hypno! E nella scorsa puntata era un Drowsy! Ma che cazzo mi hanno fatto questi due poveri cristi da metterli nelle peggio hack possibili? Poi, giusto perché non avevo ancora letto la carne laida trovata prima, apro lo zaino e wow 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 wow, fermati lì! Perché dovrebbe esistere una sezione chiamata carne quando ogni carne viene messa nella tasca strumenti? Sì, il bellissimo sfondo l'avevo visto anch'io. Esploriamo ancora un po' la stanza quando finalmente, in un angolino al PC, troviamo nostra madre, che si era fottuta al NES per giocarci da sola, a quanto pare. Però no, ci manda solo a cagare e ce ne andiamo piangendo, come al solito. Solo che... mi inquieta giusto quell'attimo. Proseguiamo per il muro scala ancora una volta per trovarci in un'opera d'arte moderna dove incontreremo il nostro Hawk, prontissimo per Halloween, che ci sfiderà senza motivo. O forse è solo il NES che voglia rompere le palle. E quindi niente, dopo aver battuto Missing No, proseguiamo ancora. Veniamo ancora trasportati in una grotta, questa volta quella celeste. Proviamo a proseguire in una direzione, ma l'avatar è venuta voglia di ballare e quindi ciccia. Andiamo dall'altra parte, dove dopo un brevissimo labirinto troviamo uno sprite rubato a Jagold. No, cambiare il colore alla teca non ti salva dal ripare, caro. Per chi non lo sapesse, ripare significa usare o spacciare per proprio qualcosa di proprietà di altre persone. Ma non importa. Dopo aver trovato un utilissimo Missing No all'otto, usciamo dalla grotta. Che bella Celestopoli! Anche se ti ricordavo un po' più... piena? Oh
può stare zitto anche adesso. Andiamo da Bill ed entriamo nel trasportatore, che ci porta nel giardino di Bill, giustamente. Come va la dieta? Arriverà Bill, che ci dirà che sapeva del nostro arrivo e che sta impazzendo. Beh, dopo tutto, cosa vuoi aspettarti da uno che ti dice che vuole unire tutti i Pokémon per creare quello onnipotente, stile Megazord, e conquistare il mondo e ribellarsi al NES? Io direi che semplicemente è un fan sfegatato dei Power Rangers, un po' tantino fuori di testa, però è una brava persona, quindi va bene, dai. Ah già, giusto per ricordarcelo, il buon amico ci dice che se perdiamo una volta, il gioco finisce di game over. L'utilità nel farlo in un hack dove puoi fare save state a raffica. Esploriamo la mappa e tra Pokémon un po' diversi e diari di bordo a dir poco inquietanti, raggiungiamo l'ennesima grotta. Dopo averla percorsa però, non tutto mi torna. Perché la mappa mi sembra così maledettamente uguale alla grotta di Diglett? Ma quello è un pene. Usciti dalla grotta ci ritroveremo sulla montagna di Bill, che conduce al laboratorio di Bill, che nel frattempo è diventato un professore. I fan cazzisti diventano professori e mio cugino, che da bambino voleva diventare uno scienziato, adesso lavora per la NASA, anche se ha solo la licenza media. Che bello tagliare i Pokémon invece che tagliare gli alberi, eh? Vero Snakewood? Finalmente Bill ci dirà che vuole unire tre Eevee per creare il Pokémon onnipotente in modo da fermare il NES. Naturalmente però a lui pesa il culo e siamo noi a dover andare a trovare gli Eevee in ben tre aree diverse. E vabbè, mettiamoci in marcia e... Ciao Gary, tutto bene con la congiuntivite? Arriviamo al Bosco Smeraldo e subito qualcuno a rompere. Palestra? Aspetta. Da quando esiste una vecchia palestra nel Bosco Smeraldo? E perché dovrei curare i Pokémon in una palestra? Vabbè, fatti poche domande e vai avanti. Sfidiamo il primo allenatore del gioco, che quanti cazzo di livelli ci separano, scusa? No, davvero, non sto mentendo. Questo qui è il primo allenatore che si affronta dopo Hawk. Dopo aver sudato sangue, torniamo a curare i Pokémon e proseguiamo fino alla città successiva. Sì, però curateveli sti occhi, che poi date la colpa ai porno se la gente diventa cieca. Arriviamo a Plumbeopoli, ovviamente non potendo tornare indietro, e cominciamo a esplorare qua e là, fino ad arrivare davanti a un edificio che, come dice questo pigliamosche, ospita allenatori molto forti. Ma che davvero? Entriamo ignoranti come non mai, e fregandoci di tutti gli altri, andiamo dritti da quello che sembra il capo, che ci sfiderà con un Chespin al 40! Ed è in questo momento che la voglia mi abbandona e decido di aver visto abbastanza in solo mezz'ora di gioco. Io non metto in discussione l'impegno che ci hai messo per fare quest'hack, perché è innegabile, e comunque il fatto che il genere e la trama a me facciano cagare non significa che a molte altre persone invece non possa piacere. Quindi non stiamo a sindacare questo. Il problema è che tecnicamente l'hack è fatta molto male. Il fatto è che le mappe sono poco, ma veramente poco riadattate, sono praticamente quasi identiche all'originale, e se ne hai fatte altre sono un po' sempliciotte sia in termini di difficoltà ma anche di design. Quindi io ti consiglierei di migliorare molto su questo aspetto, lavoraci molto. Gli scritti invece sono stati fatti bene, quindi bravo. Hai riadattato gli sprites in modo un po' creepy, quindi questi qui sono stati fatti bene. Però per quanto riguarda il resto della grafica, veramente è qualcosa di inconcepibile, è ignobile. Scusa, perché l'intro dovrebbe essere nera? Perché lo zaino dovrebbe avere lo sfondo nero? Perché lo sfondo dei Pokémon, quando cerchi di scegliere, diventa del colore... Ah, le mie pupille! Perché? Spiegamelo! No, non riesco a capire. Poi comunque, per chi volesse che vedere altro su questa hack, volendo possiamo farci una serie, magari in live, visto che dura appunto 2 ore. Io vi ho mostrato nemmeno un quarto di tutto ciò. Io mi sono rotto il cazzo prima, scusatemi. E quindi se volete fatecelo sapere, oppure se volete giocarlo voi, vi ricordo che il link è in descrizione. E nulla,
a questo punto non mi resta che dirvi che se il video vi è piaciuto, un mi piace non costa niente. Se volete vedere altri video di noi Oracco o altra roba stupida che facciamo noi, iscrivetevi. Se volete, seguiteci sulla pagina Facebook, dove mettiamo aggiornamenti sulle hack, stronzate, prossime serie, rubriche, non cagate varie. Oppure se invece volete scaricare le nostre hack, potete andare o su pokemonhacking.it e andarvele a cercare dove cazzo sono finite ormai, oppure sul nostro sito dove sono belle impilate e ve le trovate subito. Quindi, dopo questa tortura io vorrei andare a farmi una bella partita a Serrancagura e addio.